Ciao ragazzi, eccomi di nuovo qui. Questa volta però non sono sparito, anzi ho tante novità per questo 2024 e adesso ve le racconto tutte. Cercherò di essere breve e di rispondere qui un po' alle varie domande che stanno arrivando qua e là, perché effettivamente non si capisce proprio bene quello che sta succedendo in questa fase. Iniziamo da Weekend Warriors, che è un progetto che ci sta impegnando H24 in questi ultimi 6 mesi e che mi ha costretto a non avere tempo per YouTube, ma vedrete che ne varrà sicuramente la pena. In breve, Weekend Warriors sarà una piattaforma nella quale confluirà tutta la conoscenza dei vari settori del mondo armi, praticamente il paradiso per gli appassionati del tiro e non solo. Ma qual è il significato di Weekend Warriors? Weekend Warriors è un termine che in America, a volte anche con accezione negativa o comunque ironica, definisce tutti coloro che nel weekend sacrificano tempo, risorse ed energia per svolgere la loro passione. Nel nostro caso la nostra passione sono le armi e quindi tutti gli sport derivanti in questo senso, e quindi siamo tutti Weekend Warriors. Dietro questo progetto c'è stato un sacco di lavoro, di persone e di brand. Il lancio sarà mercoledì 7 agosto alle ore 20 sui canali ufficiali di Weekend Warriors. E in quell'occasione avrete modo di scoprire per bene tutto quanto. Vi dico che ci sarà pane per tutti i pesci, o non so se si dice così. Comunque, le tematiche trattate spazieranno dalla pistola al fucile calibro 12, mid e long range, in contesto operativo, contesto sportivo, si parlerà di normativa, di aggiornamenti normativi, aggiornamenti legali, insomma chi più ne ha più ne metta. Ah, poi ci sarà anche un piccolo negozio con una serie di tutti articoli esclusivi, roba difficile da trovare e molto particolare. Tempo al tempo però, perché non tutto sarà presentato il 7. Presenteremo solo la prima parte del progetto per poi aggiungere di mese in mese sempre più contenuti, approfondimenti, prodotti, iniziative, eventi, insomma in maniera da tenere sempre attivo il sito e di far crescere la community. Tutto questo per dirvi che sono sparito, ma c'è un motivo e c'è la grande, vedrete che ne sarete entusiasti. Per quanto riguarda il settore gare invece, cosa è successo? Rispondo anche questo. In questo caso anche qui Weekend Warriors mi ha impegnato tantissimo tempo, ma non è l'unico problema, cioè c'è stata un'altra novità che a sua volta ha richiesto di prendere un po' di tempo, fare delle valutazioni, insomma una serie di questioni. Ah, aspetta, perché fra l'altro, fra tutte queste attività, c'è da dire anche che sono riuscito a passare l'esame di abilitazione tecnica per l'articolo 31 e 47 del TULPS. Ma cosa sono questi 31 e 47 del TULPS? Allora, in sostanza sono degli esami che sono necessari per poter ottenere le licenze di fabbricazione, riparazione, vendita e deposito sia di armi che di munizioni. E quindi adesso arriverà la domanda, cioè apri un'armeria? No, non per adesso, o perlomeno non è tra i prossimi progetti, anche se considerando la velocità di elaborazione che abbiamo dei progetti in questa fase io e il mio socio, non lo escludo, ma di certo, ora come ora, mi interessa molto per poter collaborare in maniera sempre più professionale con i vari marchi, offrire comunque un servizio diverso alle aziende e poi vedremo come fare, insomma, del domani non v'è certezza, magari divento anche poeta, che ne sai. Ci sta una cagata. Però devo dire una cosa, il superamento di questi esami molto difficili non sarebbe mai stato possibile se non grazie a Luca, un amico che mi ha fatto da tutor in maniera ineccepibile, e ricambierò, promesso. Non mi va di dire il suo cognome perché non sapeva di questa citazione, ma spero di convincerlo a collaborare su Weekend Warriors perché è una persona molto molto preparata e professionale. Chiudendo la parentesi, quale cacchio è questa novità? Con quale arma sparerà il 2024? Eccola qui, la FN509 Tactical in 9x19. E la domanda che tutti mi fanno è: ma farai anche dinamico con questa? E la mia risposta è: l'hai provata? Perché se la provi ti rispondi da solo. La recensione di questa arma l'avevo già fatta, vi lascio qui sopra il link. Comunque diciamo che per l'IDPA è perfetta così com'è, non serve fare molte cose, si può fare due modifichette ma anche no. Per il dinamico, per essere molto competitivi, serve fare qualche modifichetta, sì, però per adesso va già bene così. Intanto abbiamo comunque battezzato come esordio la gara internazionale del 3-4 agosto. Farò un bel video sul canale, così potrete vedere come va la pistola, come va il tiratore e come va la gara in generale.
Non ho ancora capito bene quale delle due userò perché sembrano identiche, ma in realtà hanno tante differenze. Questa ha molti più colpi e risulta essere meno legata allo sparo, e lo scatto sembra un po' migliore, ma proprio a livello di ciclo sembra diversa, anche per via forse della lieve usura che ha. Quest'altra invece è quella degli esperimenti, quindi è quella configurata un po' diversamente. Ha un dorsalino diverso che mi cambia l'impugnatura, ha delle mire diverse, è molto più nuova, quindi scatto diverso, non lo so, ci penso e vi farò sapere. Prossimamente magari vi mostrerò anche tutte le varie modifiche eventuali che faremo e anche le varie configurazioni che deciderò di adottare per così rendervi un po' partecipi della cosa, e magari le mostrerò sui vari social. A proposito di social, importantissimo, ricordatevi di seguire, beh, intanto la mia pagina Instagram, che è Perazzoli Francesco tutto attaccato, e la pagina Instagram di weekendwarriors.it, che sono sicuro che potrete apprezzare tantissimo. Stiamo inserendo lì una serie di cose veramente fighe che potrebbero essere proprio quello che cercano moltissimi di voi. Ultima cosa, bisogna seguire anche il canale di Weekend Warriors che, attenzione, attenzione, si chiama diversamente, ovvero Weekend Warriors Italia. Ve lo dico perché qui partirà un format super figo che sarà supportato da brand importanti del settore e che avrà come ospiti dei personaggi molto interessanti. Vi lascio qui di seguito comunque tutti i riferimenti dei vari canali nella zona descrizione qua sotto il titolo, così non dovrete poi richiedermela. Come potete vedere sono state molto assente, è vero, ma ora ci sarà da divertirsi e vedrete quante altre novità e collaborazioni arriveranno. Si riparte, ci vediamo presto ragazzi, ciao ciao!